Ciao ragazzi e benvenuti su Cast Tube Drums. Nel video di oggi voglio finalmente spiegarvi come togliere la codia dal rullante. Così. Spiegarvi bene come funziona tutta la questione linear, tutta la questione gospel chops, tutta la questione di quel mondo lì. Perché non è che vi voglio spiegare proprio i fill, dirvi questo fill funziona bene, fai destra, sinistra, sinistra, destra, cassa, eccetera, eccetera. Ma voglio spiegarvi come andare a capire e come andare a creare i propri fill. Perché facendo molte lezioni, avendo molti allievi, mi capita spesso di entrare in questo discorso e trovare mille lacune sulla diversità, soprattutto tra metriche, gruppi di note, come funzionano i gruppi di note, come funzionano le metriche, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna capire bene queste cose prima di entrare in questo mondo. Quindi oggi ve le spiego così capite bene tutto e poi capite anche come andare a crearvi i vostri passaggi da super metallari oppure da funkettosi oppure da poppettari, da qualsiasi tipo, perché i linear si usano sempre in qualsiasi tipo di genere. Quindi mando la sigla e poi vi spiego tutto. Allora, praticamente la cosa importante è riuscire, appunto, come vi dicevo prima, a capire la differenza tra metriche e gruppi di note. I linear sono composti da gruppi di note che sono in pratica insiemi di colpi di mano e colpi di piede. Quindi adesso vi farò vedere colpi di mano, cioè rullante, colpi di piede, cassa. Ad esempio, partiamo da linear 2, che di solito non viene menzionato, ma a me piace menzionare. Il linear 2 o gruppo di note 2 è un colpo di mano, un colpo di piede. Adesso la devo mettere a codiera però. Quindi questo è un linear 2. Linear 3, due colpi di mano, uno di piede. Linear 4, due colpi di mano, due di piedi. Linear 5, quattro colpi di mano, uno di piede. Linear 6, quattro colpi di mano, due di piedi. Linear 7, sei mano, uno piede. Linear 8, 6 mano, 2 piedi. Questi sono i gruppi che ci servono. Con questi gruppi qua possiamo fare tutto quello che vogliamo. Quindi quelli che vi ho appena fatto non hanno tempo. Occhio a questa cosa, questo è importantissimo. Non hanno ancora un tempo prestabilito, nel senso non sono ancora sedicesimi, sestine, trentaduesimi. Sono solamente delle note. Sono delle note che possono essere più alte o più basse, cioè di rullante o di cassa. Adesso la cosa da fare è andare a scegliere una metrica. La metrica è la divisione delle note all'interno di una battuta. Le metriche possono essere ottavi, sedicesimi, terzine, sestine, trentaduesimi, quintine, settimine, quello che volete. Però in pratica voi dovete andare a scegliere una metrica. Ad esempio partiamo da quella che si usa di solito, sedicesimi. All'interno di una battuta noi quanti sedicesimi abbiamo? 16, ovviamente, perché per ogni pulsazione, cioè per ogni metronomo, diciamo tra virgolette, abbiamo 4 note. Se la battuta dura 4 quarti, cioè 4 pulsazioni, noi avremo 4 note per ogni pulsazione. 4, 8, 12, 16. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. 16 sedicesimi all'interno della battuta. Se vogliamo fare un'altra metrica, ad esempio gli ottavi, ta 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 ta. Quante note abbiamo? 8 ottavi all'interno della battuta, ce ne stanno 8, perché 2 ogni pulsazione. Terzine, 3 ogni pulsazione. Quindi all'interno della battuta quante ce ne saranno? La battuta è da 4 quarti, noi abbiamo 3 note ogni pulsazione, 3, 6, 9, 12 note. Ta 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 ta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vi faccio un piccolo schemino. Ottavi, anzi quarti volendo, 4 note all'interno della battuta. Ottavi, 8 note all'interno della battuta. Sedicesimi, 16 note all'interno della battuta. Trentaduesimi, 32 note all'interno della battuta. Questo è facile perché ottavi 8, sedicesimi 16, trentaduesimi 32. Per quanto riguarda le terzine ci stanno 12 note all'interno di ogni battuta e le sestine, che praticamente sono il doppio delle terzine,
saranno 24 all'interno di una battuta. Voi prendete una metrica che volete, ad esempio i sedicesimi, e fate questo. Vi fate una battuta di ritmo normale, che volete, anche ritmo semplice, e una battuta di passaggio, ma tutto sul rullante con la metrica giusta. E voi mi direte, questo non è un linear però, che cavolo mi serve fare questa cosa qua? Serve perché ci serve a capire quanto sarà veloce il passaggio che andremo a fare. La velocità, essendo in sedicesimi, sarà ta 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 ta. A queste note di rullante che abbiamo suonato nel passaggio, dovremo andare a sostituire i gruppi di note di cui vi parlavo prima. Se io decido di mettere solamente gruppi da 4, il gruppo da 4 era mano mano, cassa cassa, e decido di andarlo a mettere come linear all'interno del mio passaggio in sedicesimi, quante volte ci starà? Io ho 16 note all'interno del mio passaggio, il mio gruppo è da 4 note, quindi dovrò fare questo gruppo da 4 note per 4 volte, in modo tale da arrivare a 16 colpi totali. I miei colpi totali saranno, cioè il gruppo suonato per 4 volte. Adesso ve lo vado a fare sul ritmo, vi faccio ritmo, poi solo sedicesimi sul rullante, ritmo e poi linear 4 tra rullante e cassa, ma con la stessa velocità con cui ho fatto il passaggio tutto di rullante prima. Come vedete, il passaggio è sempre alla stessa velocità, solo che una volta è solo rullante, la volta dopo è rullante più cassa. Questa è la cosa importante, non pensate mai che il gruppo da 4 deve essere suonato in sedicesimi. Adesso in questo caso l'ho fatto così, però l'idea è quella di dire gruppo da 3 terzine perché ci sono 3 note. Gruppo da 4 sedicesimi, gruppo da 2 ottavi, non funziona così. I gruppi e le metriche sono due cose completamente diverse. Prima si sceglie la metrica e poi dopo possiamo andare a mettere qualsiasi gruppo. Se io nei sedicesimi vado a mettere il gruppo da 3, che cosa succede? Succede che in pratica io ho sempre 16 sedicesimi all'interno della mia battuta, quindi 16 note possibili. Queste note, che magari prima erano tutte rullante, devo andarle a sostituire con i gruppi di note di rullante e cassa. Quindi tabellina del 3, 3, 6, 9, 12, 15, il gruppo da 3 è fatto per 5 volte, arrivo a fare 15 note e poi me ne avanzerà una, quella nota in più la devo comunque fare, ma colpirò il rullante una volta e basta. Quindi 1, 2, 3, 4. Come vedete, adesso ho fatto un po' di sedicesimi, prima solo di mano, poi un po' di linear, però le note, la velocità delle note non è mai cambiata, sono cambiate le note, un po' di rullante, un po' di tom, oppure rullante cassa, tom cassa, eccetera, se erano i linear, ma comunque di base ta 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 ta, e qui solo sedicesimi con gruppo da 3. Ad esempio, andiamo a prendere un'altra metrica, facciamo un altro esempio, un'altra metrica tipo terzine, lo facciamo sullo shuffle, terzine, e utilizziamo il gruppo 5. Il gruppo 5, che abbiamo detto essere mano 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 cassa, quindi quante volte ci sta all'interno di una battuta di terzine? Una battuta di terzine abbiamo detto che
ha 12 note in tutto. Quindi se noi abbiamo il nostro bellissimo linear 5, ne faremo uno, cioè un gruppo da 5, quindi occuperemo 5 note, ce ne avanzano ancora 7, un altro gruppo da 5, ce ne avanzano ancora 2, quei 2 ovviamente li dobbiamo fare con due colpi di mano sul rullante o dove vogliamo e finiamo così. Quindi per fare 12 note all'interno della battuta faremo gruppo da 5 più gruppo da 5 più 2 note. Anche qua vi suono groove shuffle, terzine tutte sul rullante, groove shuffle e poi linear sul rullante. Anche qua, come prima, ho alternato linear e colpi normali, però come vedete sono sempre tutte perfettamente terzine. Quindi ta 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 ta, che poi sia ta 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 oppure ta 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 pum ta 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 pum pa pa, quindi con i linear non cambia. L'importante è che voi facciate sempre la metrica giusta. Quindi in pratica la cosa da fare qual è? La cosa da fare è conoscere bene tutte le ritmiche o comunque tutte le metriche che ci interessano, conoscere bene le tipologie di gruppi di note e poi, scelta una metrica su cui si vuole lavorare, andare a mettere i gruppi di note sopra la metrica. Cioè il consiglio che vi do è: prendetevi un foglio, scrivete tutte le note che servono all'interno di una battuta, quindi se siete in sedicesimi scriverete 16 note, sopra andrete a mettere i gruppi di note che vorrete suonare, che oggi vi ho fatto vedere solo sempre con lo stesso gruppo di note, ma poi potete cambiare, potete fare gruppo 3 più 4 più 5 più 3 più 4, fate la somma, alla fine matematica, fate la somma, dovete arrivare a 16, se non arrivate a 16 non preoccupatevi, se arrivate a 14, 15 potete comunque riempire per finire il groove andando a suonare appunto una o due note in più con la mano in fondo per riuscire ad arrivare a 16 perfettamente. Però vi prendete la metrica, vi fate tutte le note che vi servono, sopra andate a segnarvi tutti i gruppi che avete scelto, andando però bene a mettere quante note servono all'interno di questo gruppo. Quindi se voi scegliete un gruppo 5 andrete a segnare che 5 note sono già occupate perché state facendo un gruppo da 5. Se poi dopo fate un gruppo da 3 andrete a segnare le altre 3 note come occupate anche loro, quindi avete già 8 note. Nel caso dei sedicesimi avete già metà battuta fatta, quindi pian pianino andate così fino a crearvi un vostro filo, un vostro schema personalizzato. Questa è la figata, perché ognuno di voi, mettendo dei numeri diversi, può crearsi dei passaggi personalizzati. Poi, ovviamente, dopo aver fatto quello, oggi non sono stato a farvi vedere come andare a interpretarli, come fare a capire bene come funzionano tutti i fili, eccetera, anche perché in realtà di questo ne ho parlato in una serie che c'è su Vibly, dove ho parlato di Mike Portnoy, del concetto batteristico di Mike Portnoy. Una parte della serie, che dura più o meno un'ora e un quarto, un'ora e mezza, è incentrata proprio sui linear e sulle sue tipologie di linear. Quindi faccio vedere linear 4, linear 6, linear 8 in molti modi e soprattutto lì faccio vedere come arrivare a suonare i fill che suona lui, o comunque come concepire i fill che suona lui. Quindi vi faccio vedere come interpretarli, vi faccio vedere un sacco di cose, quindi vi lascio il link qui sotto per andare a vedere questa serie e andare a vedere tutto Vibly, ovviamente, perché non c'è solo quello all'interno. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è sembrato, che cosa ne pensate, e io vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di mettermi un bel mi piace, appunto, se vi è piaciuto il video, e noi ci vediamo al prossimo
di video. Ciao!